Ciao a tutti, oggi consigli per gli acquisti su biciclette per bambino dai 6 anni in su. Volevo farvi questa recensione perché succede questo. Mi vengono in negozio dei clienti e mi dicono: vorrei una bicicletta per mio figlio che non costi tanto fra 2 anni la deve cambiare. Ok, vabbè. Avrà ragione o non avrà ragione? Secondo me no, perché 2 anni sono tanti, non sono 2 mesi, sono 2 anni. 2 anni, dargli una bicicletta che pesa una tonnellata a un bambino di 6, 7, 8 anni, secondo me è come dargli un carro armato senza motore. Non ha senso, quindi secondo me volevo farvi capire le differenze tra una bicicletta normale che trovi nei classici negozi di biciclette tipo il Decathlon, tipo negozi di bici normali, semplici, e farvi vedere le differenze tra una bicicletta vera per i bimbi. Adesso vorrei farvi vedere le differenze tra 3 tipi di bicicletta che troviamo normalmente in giro e una bici che le trovi solo online oppure nei negozi specifici di BMX oppure negozi di biciclette che sono un po' più forniti. La prima bici che vediamo è la bici che vi consiglio, è una bici da 20 pollici, sono tutte e 3 da 20 pollici, leggerissima, performante e da una cifra di 3,99 in su. Poi abbiamo questa bicicletta qua, una classica mountain bike, sulle 150 euro mi sembra, e poi abbiamo la BMX sulle 220-250 euro. Quindi differenza di prezzo, 250-399 sono 150 euro in più, però vediamo le differenze. Ok, innanzitutto iniziamo a pesare la bici che secondo me risulta la più pesante, azzeriamo la nostra bilancia, agganciamo. Segno 0, tiro su, se riesco a tenerla con una mano, insegna 14,6 kg. Scusate la fatica, ma sto alzando con una mano. 14,6 kg, una BMX da 20 pollici classica, normale. Andiamo sulla bicicletta da 20 pollici senza cambio, anche questa qui, senza forcella davanti, quindi normalissima. Azzeriamo la nostra bilancia, tiriamo su. E qui vediamo il peso di 11,26. Ok, ora tocca alla bici che vi consiglio. Azzeriamo, agganciamo qui, tiriamo su, 7,40 kg. Cioè 7,40 kg contro 14 e passa? Ragazzi, sono 7 kg in più, non un chilo, ma 7 kg, come se a vostro figlio gli date uno zaino di 7 kg sulla schiena da portare in giro con la bicicletta. A parte quello, è più performante la bici, è più scorrevole, quindi le ruotine sono di alta gamma. Queste sono ruotone che non hanno senso sulla bicicletta da 6-7 anni. Vabbè, sarà bello esteticamente, sarà quello che vuoi, ci saranno, adesso qui mancano anche le pedane. Però ragazzi, pensate a questa cosa, pensate allo sforzo che fanno questi bambini. Andare in giro con dei cadaveri, chiamiamoli così, cadaveri, perché c'è questo pensiero all'italiana che una bicicletta deve durare solo 2 anni. Pensateci. Volevo farvi capire queste differenze che magari non ci pensiamo mai, perché magari non lo sappiamo, magari perché i negozi ti propongono le solite biciclette. Quindi valutate questa mia piccola precisazione sulle biciclette da bambino. A parte il peso, ma anche poco prezzo di differenza tra una bici da 3,99 a una bicicletta da 250 euro, c'è 150 euro in più, ok, ma c'è anche 7 kg in più. Fate voi i vostri conti, cioè guardate che componenti che ha, guardate che guarnitura, guardate il telaio regolabile, il telaio in alluminio 60-61 T6. Ragazzi, qui abbiamo una bici che è equivalente a una bici da adulti di alta gamma, quindi il mio consiglio è dare una bici del genere. Scusate lo sfogo di oggi, però
volevo farlo capire questa cosa qua, perché secondo me è molto importante, anche perché i bambini di quell'età lì dovrebbero, almeno al corso di mountain bike che ho fatto io, maestro istruttore di federazione, mi hanno suggerito, se non obbligato, a far girare i bambini con rapporti leggerissimi senza fare sforzo. Quindi trascinarsi un cadavere del genere, secondo me, è un po' controsenso. Ciao ragazzi, al prossimo video. Belli i giochi di luci, li voglio anch'io. Guarda che figata, guarda. Bellissimo, no, 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 no. Domani li compro subito, belli. Bello, 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 bello. Figatissimo. Guarda, guarda che roba.